Buonasera signori, buonasera a tutti quanti. Noi siamo contentissimi a vedervi. In collaborazione con Nima Spettacoli, agenzia teatrale ed organizzazione eventi, San Polo Denza, Reggio Emilia, agenzia viaggi Porto Franco di Sant'Ilario Denza in provincia di Reggio Emilia. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Ehi ehi ehi, siamo partiti, buongiorno amici, buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo, che si stanno piano piano sintonizzando sulle nostre pagine Facebook Nima Radio TV e tutte quelle partner che hanno aderito alla nostra trasmissione. Telenizza, Telelupo, Dancing Lido, Orchestra Nicola Marchese, Poggio alla Selva, Oi Oi Web Radio, ma anche coloro che ci ascoltano dalle frequenze di Radio Nova 94.3. Questa mattina una puntata un po' particolare, siamo abituati ad ascoltarci un po' sempre musica da ballo, ma oggi entriamo anche nella musica cantautore, insomma, per intenderci. Vado a presentare colui che è stato mio ospite per la prima volta, cioè il mio primo ospite su Skype nel periodo del lockdown. Allora mi sento anche legato in modo particolare. Do il benvenuto a Lorenzo Senzani. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come stai? Benissimo. Oh, l'importante è quello. Sto bene. Oggi parleremo un po' della tua carriera da cantautore, certo, da musicista, come ci farai sapere, perché ci siamo collegati tre mesi fa, se non sì, sbaglio. Era per a cavallo tra il 2019 e il 2020. No, inizio 2020, c'eravamo sentito. Ma cosa stai dicendo? Dopo le feste. Era il lockdown, era marzo, cosa stai dicendo? Ragazzi, sì, sembra passata una vita, hai ragione, dai. Parleremo un po' delle tue vicende, delle tue canzoni, ci ascolteremo tutti i tuoi videoclip, qualcosa ci farei sentire anche qua in studio, perché ho portato la chitarra. Hai la chitarra e scopriremo se anche a te la musica da ballo piace, vedremo, dai. Vedremo, piano piano. Partiamo con una canzone, dai, delle nostre orchestre, arriva Marco e il Clan con La Valle dell'Eden. Vuoi venire nella Valle dell'Eden? Certo. Non con me, però andiamo. Con Eva, ecco. Andiamo subito. Valle dell'Eden, eccola qua. Sicilia. Dalla Sicilia. Avanti. La montagna. Vai Franco. Troviamo la felicità, sarà la valle dell'Eden. Eccola, eccola. In ogni strada, in ogni città, un bel raggio vedrai. E nella valle dell'Eden sarai. Se hai l'amore in un mondo dove niente vale più, anche ridere ti può buttare giù, ma se volgi intorno a te ritroverai la pace dentro. Se ritroviamo la felicità, sarà la valle dell'Eden.
in ogni strada, in ogni città, un bel raggio vedrai e nella valle dell'Eden sarai. Silvana! Certamente lo splendore lo vedrai e l'amore nel tuo cuore sentirai. Quando cerchi la semplicità arriverai e troverai il tuo Eden. Se hai l'amore là dentro di te, trovi la valle dell'Eden. In ogni strada, in ogni città, un bel raggio vedrai e nella valle dell'Eden sarai. Se ritroviamo la felicità sarà la valle dell'Eden. In ogni strada, in ogni città, un bel raggio vedrai e nella voce di Alessandra e Marco con la Valle dell'Eden. E voilà, siamo ritornati dalla Valle dell'Eden, però non c'era Eva, io non lo metto. No, Eva non c'era. Siamo rimasti così. È andata con Adamo. A bocca asciutta, ragazzi. Allora, Lorenzo, intanto ti ringrazio per aver accettato il mio invito, mi fa piacere averti qui ospite. Finalmente, dopo tanto esatto. tempo, cominciano gli ospiti a entrare nei Nima Studios e questo... per me è anche è bello perché almeno ho delle persone con le quali parlare. Insomma. Sì, no, assolutamente. Parliamo di te, parliamo di un romagnolo importato in Emilia. Spiega un po' da dove arriva il nostro Lorenzo. Allora, io vengo da Ravenna. Da Ravenna? Da Ravenna, vicino a Cervia, Milano Marittima. Conosciamo. Giacobassi, no? Ok, conosciamo. C'è il caminetto di Milano Marittima. No, ok, cioè, conosciamo. Un quarto d'ora da lì e niente, sono qui in Emilia ormai da 3 anni praticamente. Sono passato prima da Bologna e da Bologna poi ormai sono quasi 2 anni che sono a Parma. Che sei a Parma. Sembra passato... Un'eternità. Un'eternità. Ma sono, guarda, che sono i 3 mesi. Del lockdown che hanno dilatato il tempo, esatto. E tu sei a Parma ovviamente per motivi di lavoro, ma nello stesso tempo stai curando musica. Quella diciamo non che può mancare. Non può mancare, diciamo che è un ingrediente che è nato, cioè, diciamo, fin da quando ero piccolo, sempre... diciamo accarezzato e sono sempre stato in un mondo comunque musicale. Ma sbaglio o hai fregato uno strumento a qualcuno? Vedi che mi ricordo bene. Esatto, ho rubato praticamente la chitarra di mia sorella a 14 anni, okay. Perché era rimasta lì, nessuno la usava e dal di lì è partito il tutto, è iniziato tutto. Diciamo questo amore che per la chitarra, è diventata una cosa affettiva, infatti prima mentre parlavamo ce l'avevo sempre in braccio. Ma guarda, se tu la vuoi prendere in braccio perché ti senti a tuo agio, prendila pure. Adesso la prendo subito. La prendila subito. È una cosa affettiva, pancia. Perfetto, così. E giuro, cercherò di non suonarci. No, ma dopo ti farò, suonare, non ti preoccupare. E praticamente è una cosa affettiva, l'ho iniziata a suonare a 14 anni, i primi accordi. È stato veramente difficile all'inizio. Poi con la perseveranza, la costanza, un po' il discorso che facevamo prima, certo. Nascono fuori, diciamo, i primi brani e le prime cose che poi, nel quali, come dire, ti senti orgoglioso, ti piace e poi quando una cosa ti piace la continui. E da lì ho iniziato a scrivere anche, diciamo, a suonare le prime cose, diciamo, rock, perché la prima musica, diciamo, è stata quella di Bryan Adams. Okay. Che è, diciamo, è stato un grande cantante, è tuttora un grande cantante della musica pop rock. Ho iniziato a suonare nei primi gruppi fino all'età di 20 anni, che è iniziata, diciamo, questa
carriera da solista, esatto, nella musica pop, perché prima dal rock sono passato al pop. Con i tuoi brani, con, esatto, i tuoi singoli. Esatto. E vogliamo partire subito con uno, ce l'ascoltiamo, cosa, esatto, dici? Esatto, è il primo l'hai brano... L'hai scelto tu, io ce l'ho già pronto. Sì, perché è il brano dal quale è partito tutto, è stato anche in classifica in Radio Airplay nel 2016, ha anticipato il mio album, il mio primo album Bipolare. E dal di lì è partito tutto e quindi sono orgoglioso di portarlo qui nel tuo studio e farlo sentire a voi. Si intitola? Erika. È un'ex fidanzata? No, è un nome fantasma. Ah, un nome fantasma. È un fantasma. Di fantasia, no, di fantasia si dice, no, un fantasma. Vabbè, dai. Erika, il nostro fantasma. Per voi. Estivo, esplode ma poi si spegne, almeno così credevo. L'odore del tuo corpo al mattino è ciò che non sentivo, neanche immaginavo. Pensare di credere che l'unica cosa che importasse a me, passione e voglia di vivere. Quell'attimo intenso fuori e dentro questo inferno. Per tutte le volte che non sei con me, desiderare la tua semplicità è questo che volevo io. Scoprire un'anima, qualcuno qui accanto, senza un fine. Erika, seguirti nella notte, tra sogni realizzati, mi fai tornare vero. Nascondere al mondo che esiste qualcosa più importante che rimane ora. Mi accorgo che quel ridere insieme, averti dentro, ferma il tempo. Per tutte le volte che non sei con me, desiderare la tua semplicità è questo che volevo io. Un'anima, qualcuno qui accanto, senza un fine. Non potrai mai essere per me una presenza e basta, perché tu oramai sei parte di me. Con me, desiderare la tua semplicità è questo che volevo io. Scoprire un'anima, qualcuno qui accanto. Ragazzi, non sapete quanti aneddoti mi sta raccontando dietro le quinte di questo brano. Bravo. Intanto ho visto una pineta. Allora, la pineta... E dov'è? Dove si trova? Allora, te devi sapere una cosa. In Romagna, tra Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna, l'unica città che ha la pineta è Ravenna. Quindi se ti dicono, sei in Romagna,
E c'è la pinetta. E c'è la pinetta. Vuol dire che Ravenna. Io ero solo lì. Io c'ero stato ma al porto di Ravenna, ma andiamo indietro, ero piccolino. Anni 90. Ma sì, perché era, aveva attraccato una nave, eravamo andati a trovare mio zio che lavorava come chef su una nave, allora siamo andati a Ravenna. Sì. Allora, però stavi dicendo anche a livello di chitarra. Ah, sì, praticamente. Alla fine quel slang che abbiamo sentito, come si chiama? Slide. Ah, lo slide, quel... Okay. È stato fatto con un pennarello in studio, praticamente ho messo la chitarra elettrica così. Ok. E ho fatto sto lavoro. Fantastico. E perché il pennarello? Non c'era il plettro? Allora, lo slide di solito c'è praticamente una sorta di... un aggeggio, mettiamola così, circolare, che metti o l'anulare o al mignolo, è praticamente utilizzato molto nel blues, e praticamente fai sto lavoro qua e io non ce l'avevo lo slide. Okay. È di vetro di solito. O utilizzi un collo della bottiglia, tipo la classica birra, oppure in quel caso lì avevo un pennarello e mi sono messo lì. Ho usato il pennarello. Ma visto che hai in braccio la chitarra, perché non ci fai sentire qualcosa? Dietro le quinte mi avevi accennato che hai rifatto un arrangiamento di Acqua e Sale di Mine Celentano. Sì, prodotto totalmente da una mia idea, ho prodotto artisticamente con il mio Mac il brano famoso di Mine Celentano, l'ho riarrangiato alla mia maniera. Esatto. E verrà fuori anche un videoclip, se non sbaglio. Esatto, ho fatto un videoclip con Simone Vianello, che è un mio carissimo amico, che ha una produzione, ha un suo studio anche lui lì a Ravenna, si chiama Red Studios, e praticamente abbiamo fatto sto video che pubblicherò a breve, comunque durante l'estate, adesso devo capire quando. E niente, ve lo faccio sentire. Beh, appena sarà pronto, tu comunque il videoclip mandamelo, così dopo lo mandiamo in onda. Va bene. Intanto d'accordo. Ascoltiamo il, come si può dire, il riarrangiamento di Acqua e Sale. Eh sì, praticamente in esclusiva il pre è la pre prima show. Volta che lo faccio live, vai. In studio. Signore e signori, Lorenzo Senzani al Nima Show Live. Vai, Acqua e Sale. Semplici un po' banali, io direi quasi prevedibili e sempre uguali. Sono fatti tutti così, uomini e l'amore. Come vedi tanti aggettivi che si incollano su noi, è che non siamo poi cattivi. Tu non sei niente male, parli bene, mi sorprendi quando tiri forte. La tua moto dal motore che vedo truccato. E va bene, guida tu, che sei brava più di me. Ed io attendo che sia amore, sai. Ma io sono con te ogni giorno, perché di te ho bisogno. Non voglio più acqua e sale, mi fai bere, con un colpo mi trattieni il bicchiere, mi fai male, poi godere, se mi tieni in un angolo ore d'oro. Se piove un po' di meno è uno stagno, vorrei dire, non conviene, sono io a pagare amore tutte le pene. Vedi, divertirsi fa bene. Wow, fantastico. Sento che la fai tutta? La fai tutta? Non mi conviene. Mi piace, vai. C'è qualcosa che non va, ma non so dirti cosa. È la tua moto che sta giù, che vorrei guidare io, o meglio averti qui vicino a me.
Grande, grande, bravissimo. Un accenno. Un accenno, mancava l'ultima strofa ed era finita, però, sì, no, però me la sono gustata, mi è piaciuta molto, complimenti. Ci sono i tempi tecnici in regia. Beh, certo, quindi, non è che puoi partire, arrangiare poi grazie esatto. A chiuderla così. Ascolta, andiamo subito, io voglio ricordare un appuntamento, così ti lascio riposare anche la gola per dopo, perché mi farei sentire qualcosa di più particolare che è inerente alla mia trasmissione, ma... Vi voglio ricordare l'appuntamento di sabato sera. Sabato saremo con Monica all'antica tenuta Santa Teresa. A proposito, Monica ti saluta, perché grande ovviamente Monica. Oggi non c'è. E vi mando in sovraimpressione la slide. Eccola qua. Serate sotto le stelle, sabato 4 luglio, Nicola Marchese e Monica, ospite Gabriele Ziglioli e Francesca. Dove? All'antica tenuta Santa Teresa di Parma, strada Beneceto 26. Telefono 348 24 91 140 oppure 0521 46 25 78. Per i più curiosi vado a leggere anche il menù. Couscous alle verdure su vellutata di piselli con olive e porri fritti. Spaghetti alla chitarra con asparagi su fonduta di robiola e curcuma. Tagliata di vitello con patata agli aromi. Crema catalana al mu, acqua, vino e caffè. Tutto questo, compreso lo spettacolo, 35 euro a persona. Mi raccomando, affrettatevi. Tante prenotazioni stanno arrivando, faremo una bella serata, passeremo una serata in musica, in ballo, perché si può ballare tra congiunti e basta, per il momento. Solo congiunti. Balli di gruppo a distanza di due metri, insomma, bisogna arrangiarsi, l'importante è partire, o no? E soprattutto ci sono gli spaghetti alla chitarra. Alla chitarra, vedi, neanche farla apposta, dedicati a Lorenzo. Allora ti penseremo, caro Lorenzo. Andiamo con questa bella canzone, Nicola Marchese e Monica Gelati per voi, in Musica e Parole. A più tardi. Sei nelle corde mie come il vento che scorre piano e fa tremare. Sei dolce melodia fra le note che fanno amore respirare. Sei musica che va, si concede al mondo, tocca il mio profondo. Tu che non parli mai, ma che cantare fai. Musica che vivi tra la gente, a volte sembri indifferente. Sai trovare le parole anche quando tutto muore. E non basta una carezza a cancellare l'amarezza di un amore che ferisce. E se la musica finisce non c'è niente più da dire, ma c'è tanto da sentire, perché siamo noi l'amore, perché siamo noi l'amore. Siamo musica e parole. Sei nei silenzi miei come un fiore che cresce solo dalla terra. Tu che accompagni noi, che fa risuonare note sulle scale. Tu che non parli mai, ma che cantare fai. Musica che vivi tra la gente, a volte indifferente, se trovare le parole anche quando tutto muore. E non basta una carezza a cancellare l'amarezza di un amore che ferisce. E se la musica finisce non c'è niente più da dire, ma c'è tanto da sentire, perché siamo noi l'amore, perché siamo noi l'amore. Siamo musica e parole. Fa risuonare note sulle scale.
parole. Siamo musica e parole. Siamo musica e parole. In viaggio con Nima, in collaborazione con l'agenzia Viaggi Porto Franco, ti porta in Sicilia, a Marsala, presso il Delfino Beach Hotel 4 Stelle. Dal 29 settembre al 6 ottobre 2020. 800 euro a persona, tutto compreso. Divertimento assicurato con le serate in musica di Nicola Marchese. Per info e prenotazioni, contatta Agenzia Viaggi Porto Franco di Sant'Ilario d'Enza al numero 0522 90 20 54 oppure 0522 90 20 19. Mi, non avete ancora prenotato! Easy Rider, a Parma dal 1997. Personalizza abbigliamento da lavoro, tempo libero e sportivo. Offre ai clienti articoli alla moda e senza tempo. Realizza la grafica per aziende e società sportive. Disponibilità, attenzione all'esigenza del cliente, cura nei dettagli sono gli elementi che da sempre li caratterizzano. Che tu sia in cerca di scarpe da lavoro o camicie, di t-shirt o di capi sportivi, Easy Rider ricami e stampe a quel che fa per te. Easy Rider, strada Beneceto 25A, Parma, 0521 49 90 63. Easy Rider, stampatelo in testa. Antica tenuta Santa Teresa, ristorante alla carta e location per eventi e cerimonie, prosegue il servizio di asporto e consegna a domicilio. Prestigiosa cantina con più di 100 etichette tra italianità e tradizione. Ampio porticato estivo per gustare le specialità dello chef Paolo Dall'Asta e il suo staff. La famiglia Ferrari vi invita a provare il calore e la professionalità di 20 anni di esperienza. Per prenotazioni il numero è 0521 462578 oppure 348 2491140. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Menzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Ci siamo fermati, ma solamente per prendere la rincorsa. Ora l'Italia riparte. Fallo anche tu. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live, contattaci al 393 1912 091. E voilà, siamo rientrati e devo leggere un messaggio, caro Lorenzo, perché la nostra Monica ci manda i saluti. Un caro saluto ai tuoi ospiti, Andrea e Lorenzo. Grazie. Andrea, perché? Perché a mezzogiorno ci collegheremo via Skype con l'amico Andrea Lorusso, direttamente da Roma, del gruppo Apriamo le sale da ballo, e ci farà fare due risate, ovviamente, perché è il suo modo comunque di essere. Ma parleremo dell'imminente apertura delle sale da ballo nel Lazio. Proprio sabato 4 il suo locale aprirà i battenti. A tra poco, Andrea, se sei all'ascolto. Allora, Lorenzo, dopo Erika che arriva, non di donne, sto parlando a livello di brani. Piano piano cominci a essere a macinare nuovi brani e a creare. Intanto vogliamo parlare anche di chi lavora dietro ai tuoi videoclip. Ai videoclip, per quanto riguarda il mio primo videoclip, Erika, mm-hmm. è stato lavorato da Francesca, cioè mia sorella, e da Chiara, che è una sua amica, anche lei lavora nel mondo della grafica. Hai scelto la regia al femminile. In casa, esatto. In casa, al femminile. Bene, hanno un occhio... Hanno un gusto diverso. Un gusto diverso, sì. Dopo però, diciamo che sono cresciuto anche nell'esigenza, mm-hmm. diciamo, di un certo tipo, e sono andato su un videomaker, che saluto tra l'altro di Torino, che si chiama Maurizio Ghiotti, che ha fatto anche videoclip, diciamo, di altissimo livello, okay. anche con per Chiara dello Jacopo,
che è andato a Sanremo, sì, per sì, Mondo Marcio, insomma, fatto di, per gente che comunque, persone a livello professionale, che hanno, a livello proprio professionale e professionistico. E quindi sono andato sulla, su una qualità diversa e mm-hmm, anche di un, diciamo, un salto in più. E dal di lì il primo sodalizio artistico è stato con questo brano che si chiama Noi, che l'ho portato e presentato a Sanremo Giovani. Wow, era la, correva l'anno? 2016, sempre, sempre l'anno recente, dell'album. Cioè. Sì, ho macinato quell'anno. Hai macinato lì. Ho macinato tanto quell'anno, destra e sinistra. Questo brano che parla, autobiografico, o di che cosa parla? È la storia di una mia amica che praticamente ho fatto, come dire, ho trasportato la distanza dell'amore che stava vivendo lei, con la distanza ci ho fatto il film, nel senso che una persona andava in guerra, non sapeva se tornare, e magari molte persone vivono un amore che pensano l'amore, non lo vivono, e infatti dice nel ritornello che non vivremo mai, cioè un amore che magari potremmo non vivere più proprio perché uno va in guerra, okay, o comunque affronta anche la distanza come l'abbiamo vissuta nel lockdown. Cioè quante coppie magari sono state costrette a essere separate sì, perché e non viverlo perché alla fine, certo, le cose vanno vissute soltanto con una videochiamata, che non è la stessa cosa, sì, non ci si tocca, non ci si l'abbraccio vive. esatto, quindi, il bacio, quindi affronta proprio il discorso dell'amore a distanza. Beh, è quanto più attuale oggi se non quello di 4 anni fa. Allora noi ce l'ascoltiamo, il titolo è Noi. Signore e signori, per voi al Nima Show Live, Lorenzo Senzani. Sembrava quasi una presentazione da Sanremo, eh? Esatto, quasi. Dirige l'orchestra. Se ripenso alle parole che ti ho detto, già lo sai, non dovresti preoccuparti. Io non credo nelle favole, sembra tutto più difficile, così complesso, già lo sai. Chiamati a vivere il momento, così come ci è stato dato. La distanza non perdona. Forse questo non lo sai, i nostri sguardi che si perdono, siamo due anime che si uniscono, qualunque sia il nostro destino, ovunque lo seguirò. Tu hai dato vita alla mia vita, sei la ragione per cui poterla togliere. Non ti sento, è un tormento. Destino, che sia stato firmato da qualcuno, quel qualcuno siamo soltanto noi. Avevamo tutti contro, ma il mondo non è tutti, il mondo siamo semplicemente noi. Abbiamo consumato in una sola notte l'amore di persone che in una vita intera non hanno mai provato, non hanno contemplato, non hanno mai assassato, non hanno neanche mai immaginato. Siamo nati dal caos, frutto di una
Wow, che brano! Ma ho visto che eri anche in un cimitero, sei andato a fare le riprese in un cimitero. Era un cimitero lì vicino a Torino, tra l'altro per poter registrare, diciamo che mi ha fatto un po' i furbi, nel senso dovevamo stare attenti, far finta che eravamo lì perché c'era un valido motivo, non per registrare un video. Hai capito. Però dovevi fare. Avevate anche un drone, secondo me. C'era anche un drone. Non l'hanno visto. Vai a trovare il defunto con il drone. Vabbè, a parte gli scherzi, troviamoci qua, arriviamo alla chitarra. Perché te l'ho fatta prendere in braccio? Perché voglio chiederti, visto che tu sei romagnol. Ma già preparo allora. Allora preparo romagnol, fammi sentire qualcosa della nostra musica. Che cosa ci fai sentire? Musica da ballo? Eh sì. Vabbè, allora, venendo Lissio, da... Lissio. Il Lissio è Romagna mia. Allora, facci sentire un po' un pezzettino così ci conquistiamo le signore all'ascolto, dai. Sentite che versione, Sento la nostalgia del passato. Wow. Dove la mamma mia ho lasciato. Non ti potrò scordare, casetta mia. In questa notte stellata, la mia serenata, io canto per te. Romagna mia, guarda. Romagna il fiore. Abbiamo anche il pubblico. Tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella al casolare. Insieme. Romagna, Romagna mia, lontan da te. Wow. Non si può stare. Applauso. Signori Lorenzo, con tanto di pubblico, guarda qui davanti alle... Ho visto il pubblico, non lanciatevi però, calmi. State calmi. Ragazzi, andiamo ancora con un bel videoclip, dopodiché arriva la pubblicità e ci metteremo in contatto con l'amico Andrea Lorusso di Roma. Ma il videoclip non è scelto a caso, andiamo a farci un bel bagno, l'isola di Balù. Che tra l'altro questa diga si trova proprio in Romagna, non mi ricordo il paese, ma ci gustiamo questo brano cantato dalle Sottane, delle quali fa parte la nostra Francesca Mezzadri, e Francesca insieme al maestro Gabriele Ziglioli saranno presenti sabato sera all'antica tenuta Santa Teresa di Parma. Vai, fai un bagno? Vamos! Vamos. Bello e con
In viaggio con Nima, in collaborazione con l'agenzia Viaggi Porto Franco, ti porta in Sicilia, a Marsala, presso il Delfino Beach Hotel 4 Stelle, dal 29 settembre al 6 ottobre 2020. 800 euro a persona, tutto compreso. Divertimento assicurato con le serate in musica di Nicola Marchese. Per info e prenotazioni, contatta Agenzia Viaggi Porto Franco di Sant'Ilario d'Enza al numero 0522 90 20 54 oppure 0522 90 20 19. Mi, non avete ancora prenotato! Easy Rider, a Parma dal 1997. Personalizza abbigliamento da lavoro, tempo libero e sportivo. Offre ai clienti articoli alla moda e senza tempo. Realizza la grafica per aziende e società sportive. Disponibilità, attenzione all'esigenza del cliente, cura nei dettagli sono gli elementi che da sempre li caratterizzano. Che tu sia in cerca di scarpe da lavoro o camicie, di t-shirt o di capi sportivi, Easy Rider ricami e stampe a quel che fa per te. Easy Rider, strada Beneceto 25A, Parma, 0521 49 90 63. Easy Rider, stampatelo in testa. Antica tenuta Santa Teresa, ristorante alla carta e location per eventi e cerimonie, prosegue il servizio di asporto e consegna a domicilio. Prestigiosa cantina con più di 100 etichette tra italianità e tradizione. Ampio porticato estivo per gustare le specialità dello chef Paolo Dall'Asta e il suo staff. La famiglia Ferrari vi invita a provare il calore e la professionalità di 20 anni di esperienza. Per prenotazioni il numero è 0521 4625 78 oppure 348 2491 140. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Ci siamo fermati, ma solamente per prendere la rincorsa. Ora l'Italia riparte. Fallo anche tu. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live, contattaci al 393 1912 091. Voilà, siamo rientrati amici, non vedevamo l'ora di metterci in contatto con il nostro amico De Roma e diamo il benvenuto ad Andrea Lorusso. Ciao caro, come stai? Buongiorno, buongiorno a tutti, tutto bene, si prende il sole mentre si lavora, quindi esatto, va tutto bene. Perché stai preparando l'esterno per la grande riapertura di sabato 4, no? Spiega un ci po'. Siamo, ci siamo. Spiega un po' sì, come stanno andando i preparativi, sei emozionato, ti metterai a piangere, ma... Sì, sì, vabbè, penso la lacrimuccia esce sempre, quindi poi rivede tutta la gente ballare che finalmente un po' di libertà. Esatto. Ma ascolta, ma i congiunti potranno ballare lì nel Lazio come qua in Emilia Romagna o ancora niente? Fammi capire. Ancora qualche marito si salva, ancora non si può ballare qua, perciò ancora qualche marito si salva. Hai capito. Allora, con che cosa partirai dai sabato? Sono curioso, stai preparando tutto l'estivo e grande serata con balli di gruppo. Che cosa farete di bello? Sì, sì, sarà una serata a balli di gruppo, ovviamente, per fatto di restrizioni. Poi già sono bloccate tutte le prenotazioni perché è tutto sold out con i numeri che ti hanno dato loro. Okay. Perché dovevamo anche scegliere o fare un recinto o mettere la gente che ti dicono loro in base alla grandezza della pista, e ovviamente noi stiamo combattendo per la libertà del ballo, abbiamo scelto la libertà, ridurci le persone, però e quante, vedere la gente lì. Quante ne puoi far entrare tu all'interno dell'estivo? Allora, di solito c'entrano 1.200, 1.300, sta intorno ai 500-600. Ah, la metà? Già. Automaticamente vuol dire metà incasso e vuol dire anche... però più spese, perché se non sbaglio devi aumentare il personale o no per i controlli. Sì,
Sì, aumentare il personale, ma è un po' tutto, un po' tutto. Pure i lavori, come ti dicono loro, devi fare tutte le linee guida, quindi sono aumentate tante spese, sono aumentate, però ripeto, stringiamo i denti e diamo un bel segnale. La libertà del ballo, penso, è tutto. Io già quando vado allo zoo, vedere l'animale in gabbia mi dà fastidio, penso a vedere persone. Quindi. Esatto, esatto. Ascolta, ma noi siamo partiti già sabato scorso, sabato 20, io ho fatto una serata in quei di Parma, anche il 23 per la nostra tortellata, ti ho mandato anche le foto, insomma è stato, per quanto mi riguarda è stata un'emozione ripartire dopo quasi 4 mesi di blocco, lo sarà sicuramente anche per te. Ma guarda, è come veramente, è come se la prima volta, cioè quando ho preso il locale per la prima volta, ho la stessa sensazione. Poi ti ho detto, nell'apertura estiva ci saranno tante sorprese. Una te l'ho detta, però è segreto. Sto zitto anche perché mi dovrei mandare il videoclip e poi al prossimo collegamento lo faremo vedere, va bene? Magari. Allora, stammi buono lì, stammi fermo lì, sì. Perché andiamo in musica e non posso non dedicarti ancora una volta Roma Mia. E vai che sabato 4 si riparte, olè! Aie. Roma mia, ogni secolo una ruga lei ci sorride sopra, sar giusto il trucco la sgrullate via, ma del passato non si butta niente, la colonna sa suo monumento, risvegliano nel cuore un sentimento. Amo Roma io sinceramente. Roma, Roma, Roma della porta, delle gite la fuori de porta, e gli stornelli cantati per dispetto, sei la Roma che porto nel petto. Roma, Roma della porta, non cambia, io te voglio bene. Come fa via la nostalgia, com'eri bella Roma, Roma mia. Guarda il fiume che va verso il mare, straniero sogna Roma mia, è figlia della lupa e sempre te innamora, le piglia il cuore e se lo porta via, e nella mente te rimane sempre una ragazza, un bacio, un tremolio, se risveglia nel cuore un sentimento. T'amo Roma io sinceramente. Roma, Roma, Roma della porta, delle gite la fuori de porta, e gli stornelli cantati per dispetto, sei la Roma che porto nel petto. Roma, Roma della porta, cambia, io te voglio bene.
voilà, sempre bella Roma, ma è anche bella la nostra Elena Cammarone che ha cantato la canzone. Che cavolo, bisogna dire, diamo a Cesare quel che è di Cesare, Cesare, caro esatto. Andrea. Ascolta Andrea, ma allora sei pronto? Io non avevo capito che tu all'interno del tuo locale avessi anche il ristorante, si fa anche da mangiare da te. È normale, perché il ballerino poi perde tutte le forze, gli devi dare da mangiare. Ah, gli devi dare ma, ai viveri. Ovviamente dovrete fare servito, perché non si possono fare i buffet, immagino, in questo periodo. No, 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 vabbè, noi con il buffet abbiamo fatto, quando è stato? Lo scorso inverno e solo da domenica. Noi preferiamo sempre servire nei tavoli, dare un bel servizio alla gente. Ma tirami una curiosità, Andrea, in un locale così, ma quanta gente ci lavora? A quante persone dai da lavorare tu? No, sono curioso. Guarda, solo il sabato a 20 persone, pure di più. Dipende sempre le serate come sono piene. È riuscita a stare dietro a tutti quanti, mamma mia, ragazzi. Ormai l'abitudine. Ma riesci... La bella clientela. Ascolta, ma tanto. Riesci anche a ballare, a farti una ballatina durante la serata o no? Ma guarda, io di solito durante la serata io mi prendo la pausa che metto i balli del gruppo, quelli da CD, se vuol dire. Perciò evito anche là di ballare, perché se ballo io mi faccio l'anca. Ho capito, ho capito. Adesso guarda, Andrea, io te l'ho già detto una volta, ma te lo ripeto, appena c'è un attimo di quando ti sei assestato un po' con le varie serate, organizzeremo qualcosa, perché con questa bella collaborazione che è nata non posso non venire nel tuo locale con i miei fans a fare una bella serata. E poi è da tanto che dico che voglio organizzare un weekend lungo a Roma, adesso c'è l'occasione giusta. No, adesso c'è, guarda, uno che ti aspetto, perché ti voglio pure riconoscere, perché averci una forma del cellulare non va bene. Esatto, però... esatto. Garantisco però, no, che la forma di essere umano ce l'ho, è anche bella tonda, non ti preoccupare. E poi ovviamente fatto il lockdown. Non verrò da solo, ma ci sarà anche Monica, così la conoscerai di persona. Dai, per forza. Lorea, ogni tanto aspetto pure a te, visto che Roma la conosci bene. Dai, facciamo anche l'angolo dei cantautori, gli faremo suonare Romagna Mia con la chitarra. Esatto, Roma Mia. Roma Mia, Roma Mia. Sì. Andrea, allora io ti do un grande in bocca, ti faccio un grande in bocca al lupo per sabato sera. Bravi. Mi raccomando, come si dice in romano, dai è tutta, com'è? Dai Roma dai, io ti faccio una da Roma. Aridaglie. Andiamo in musica, arriva Daniele Cordani con Portami Fortuna e ti porteremo fortuna in questo weekend. Ciao Andrea, alla prossima, grazie. Ciao Andrea. Ciao, ciao, ciao. Sotto il sole, sotto la luna, io ti tengo stretta fino alla mattina, poi ti seguo senza pace, puoi sentire come grida la mia voce. Sei mio sole, lei mia luna, fuoco vivo sulla pelle fino a sera. Se ti guardo ancora il vento tace, senti il cuore grida più della mia voce. Lento, balli al centro del mondo, con il tuo movimento sei folle e tormento, io muoio per te. Tu mi guardi, mi accendo, vivo sopra il tuo tempo, con il tuo movimento io fuoco divento e brucio per te. Portami fortuna, mia bella luna, per questo amore grande come il mare. Mi fa impazzire, mi fa volare, mi fa sognare di rifar l'amore. Sei la fortuna, mia bella luna, per questo amore grande come il mare. Mi fa impazzire, mi fa volare, mi fa sognare di rifar l'amore. Come te non c'è nessuna, ora dimmi che mi ami, ma tu fuggi e balli strette ad altre mani. Lento, balli al centro del mondo, con il tuo movimento sei folle e tormento, io muoio per te. Tu mi guardi, mi accendo, vivo sopra il tuo tempo, con il tuo movimento io fuoco divento e brucio per te. Portami fortuna, mia bella luna, per questo amore grande come il mare. Mi fa impazzire, mi fa volare, mi fa sognare di rifar l'amore. Sei la fortuna, mia bella luna, per questo amore grande come il mare. Mi fa impazzire, mi fa volare, mi fa sognare di rifar l'amore.
soffrire. Portami fortuna, mia bella luna, per questo amore grande come il mare. Mi fa impazzire, mi fa volare, mi fa sognare. Portami fortuna, spero con questa bella puntata di portare fortuna anche alla tua attività da di cantautore, caro. Speriamo, dai, visto così. Che abbiamo avuto tanta sfiga nel lockdown, almeno che riprendiamo bene la cosa. Ascolta, andiamo avanti perché abbiamo poco più di 10 minuti, allora vogliamo far ascoltare altre tue due canzoni. E abbiamo ascoltato noi, piano piano passa il tempo e arriviamo al 2017 con una nuova canzone. Sì, il 2017 è stato l'anno di Sei. Nel 2018 ho pubblicato invece un brano al quale sono molto legato, che ho portato anche da Red Ronnie, okay, a Fiat Music a Bologna, e si chiama praticamente Angeli. Angeli. Angeli è un brano introspettivo, mm-hmm, nel quale praticamente come forma base, cioè, se diciamo come tema, c'è sempre l'amore. E l'importante, diciamo, il succo della canzone è che l'importante è il dare tutto, diciamo, nell'amore. Nel rapporto, senza cercare la perfezione nell'altra persona, perché molto... Cioè, siamo pieni di stereotipi sul concetto dell'amore, invece bisognerebbe essere più veri, più naturali, cioè non bisogna cercare il miglioramento, ma una sorta di estrazione del proprio carattere e cercare, diciamo, di portare all'altro ciò che siamo veramente, esatto, senza essere angeli. Ma in questo caso vedo in te un po' di Gigi Barzullo. Cioè, Gigi Barzullo. Fatti la domanda e datti la risposta. Sì, Gigi. Andiamo con questa bella canzone, dai, Angeli, il nostro Lorenzo Senzani, per voi. Sono storie che non posso raccontare, come serpe esposte al sole, sempre pronta a farmi male. Nella vita ho fatto forse troppe cose, ho cominciato a far l'amore ed è la sola soluzione. Se pensi che sia mia, non è stata la sua idea, con le ali posso andare dove vuoi. Siamo così, siamo molto di più, siamo anime perse in questa vita qua giù. È una ricerca interiore, non avere timore, se non è poi perfetto. Puntiamo noi, che opporti non puoi. C'è una donna sempre pronta a boicottare, non è detto che sia lei, o forse un'altra ed è normale. Non pretendo di poter controllare le emozioni che viviamo, perché sarebbe tutto in vano. Non è mai troppo tardi per cercare un'altra via, cavalcare sempre incontro alla marea. Siamo così, siamo molto di più, siamo anime perse in questa vita qua giù. È una ricerca interiore, non avere timore, se non è poi perfetta come puntiamo noi. Sì, sfiorare le tue labbra fa venire i brividi, tenerti stretta tra le braccia, accarezzare
che rinnovo ogni giorno ripensando a noi due, soltanto a noi due. Mamma mia, ma comunque dei videoclip e dei posti fantastici. E qui ero al confine con la Francia. Con la Francia, addirittura. Melezè. Melezè. Melezè, Bardonecchia, dove sono i campionati di sci. Veramente, facciamo capire al pubblico che ci guarda che le cose vanno curate, i videoclip, le canzoni, non è... Sì, è una cosa pazzesca. Il lavoro del musicista è un vero lavoro, no? C'è stata tanta polemica in questo periodo di Covid perché lo mondo dello spettacolo è stato messo praticamente... Non in ginocchio, di più. Di più, da parte, praticamente steso. Ancora non ci saltiamo fuori perché siamo gli unici che partono... Piano piano, sempre bloccati dalle restrizioni. Dietro la musica c'è un lavoro, ma dietro l'arte, cioè anche soltanto, c'è anche il teatro, certo. La danza, c'è i videoclip, ma ragazzi, ma vi rendete, cioè c'è un lavoro dietro che è pazzesco. Allora, te fai delle serate ogni tanto con un tuo amico. Sì, Michele live. Guerra, che saluto. Live, in esatto. Acustico, pertanto chi avesse bisogno nel proprio locale, nel proprio ristorante, contatti pure... Nima Spettacoli al 393-1912-091 oppure direttamente il nostro Lorenzo Senzani alla tua pagina Facebook, ti trovano tranquillamente. Esatto. Ma un brano che tu di solito fai nelle tue serate qual è? Sono curioso. Un brano che faccio nelle mie serate è Con il nastro rosa di Lucio Battisti, che è stato l'ultimo brano della collaborazione tra Mugol e Battisti. Ce lo fai perché ascoltare perché con la giornata uggiosa è l'ultimo album che hanno collaborato. Oggi c'è il sole, la giornata uggiosa non c'è. La mandiamo in quel posto. Andiamo in quel posto, uggiosa. Vai caro, vai. Un pezzettino, perché dopo mandiamo in onda Morgana e dopo siamo in chiusura, sì. Vai. Inseguendo una libellula in un prato, un giorno che avevo rotto col passato, quando già credevo di esserci riuscito, son caduto. Una frase sciocca, un volgare doppio senso, mi ha allarmato, non è come io la penso, ma il sentimento era già un po' troppo denso e son restato. Chissà, chissà chi sei, chissà che sarai, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. Comunque adesso ho un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera, spero tanto che sia sincera. Bravo il nostro Lorenzo, complimenti. Grazie. Ragazzi, dobbiamo chiudere, abbiamo salutiamo qualcuno. Ah, vero, hai ragione, dobbiamo stavo dimenticando. Devo salutare il mio amico Luca Vitali che ha scritto un saluto al tuo ospite Lorenzo e anche all'ospite Andrea che era in collegamento con noi. E poi c'è anche un tuo amico Ludmir Bleta che dice grande Lorenzo. Grazie Rudy. Ecco, perfetto, li abbiamo salutati. Dobbiamo salutare gli amici che ci stanno seguendo e lanciamo il tuo ultimo videoclip. L'ultimo singolo che è uscito alla fine dell'anno del 2019, per chiudere l'anno, diciamo. Ed è un brano che si chiama Morgana ed è stato girato qui vicino a Parma, okay. Salabaganza, alla Rocca San Vita, alla Rocca di Salabaganza. Certo. San Vitale. Bene. Allora, noi diamo l'appuntamento agli amici che ci stanno seguendo alle 13 su Canale 78 Radio Italia Anni 60 TV perché mi farà compagnia anche nella puntata di Vado a Liscio. Faremo un po' di tutto. Come abbiamo fatto? Facciamo due chiacchiere, così arriviamo direttamente in Romagna anche a salutare i tuoi familiari tramite il Canale 78. Morgana, ragazzi, Lorenzo Senzani oggi al Nima Show Live. Grazie Lorenzo. Grazie e a voi. Il Nima Show Live ritorna domani alle 11.20, sempre qui su Nima Radio TV e sulle pagine Facebook Partner e sulle onde sulle frequenze di Radio Nova 94.3. Arriva Morgana per voi. La linea anche al meteoreggio di Radio Nova. Ciao.
melancolico, un treno per Monaco, sui binari cammino e non mi sento perso. Una notte di solo sesso non ci fa dimenticare tutto. La tua forma tra i sedili dell'auto non va via. Primavera, prima che l'amore vero arrivi, brucia il petto come sale dentro una ferita. Oh, oh, fino a farmi sparire. Oh, oh, fino a farmi sparire. Se un ricordo salvato in una foto. Oh, oh, fino a farmi sparire. Voglio la verità, non è matematica, magia nella logica e non sei Morgana. I fantasmi del tuo passato mi guidano nel mio domani. Se mi volto con lo sguardo indietro vedo fumo. Primavera, prima che l'amore vero arrivi, soffia il vento come l'eco tra le Alpi grida. Oh, oh, fino a farmi sparire. Oh, oh, fino a farmi sparire. Sei un ricordo salvato in una foto. Oh, oh, fino a farmi sparire. In quella scuola ci sono stato, alla lavagna mi hai cancellato, nella mia vita ho raccontato tutto. Hai dato regole e sentimenti, nel manuale di istruzioni, suggerimenti, mappe, sesso, fiori. Collaborazione con Nima Spettacoli, agenzia teatrale ed organizzazione eventi, San Polo Denza, Reggio Emilia, agenzia viaggi Porto Franco di Sant'Ilario Denza in provincia di Reggio Emilia. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica.